Che suonate, dite? Eugenia? Allô? Eugenia, rispondetemi. Allô, Eugenia? Oh mio Dio, sono io, voi chi siete? Sono io, Henri. Sono sola, Raimondo non c'è. Lo so, è occupatissimo con i suoi cavalli. Voglio vedervi, Eugenia, da solo a sola. Concedetemi questa grazia. Non dormo più da quando vi ho incontrato. Vi amo, Eugenia. No! Siete pazzo, andate via! Siete pazzo, andate via! Dietro al vostro albergo c'è un grande giardino, il Palais Royal. Tra 5 minuti, va bene. Sotto il colonnato, a destra, entrando. Mai! Eugenia, voi non siete felice. Lo so, lo vedo. Siete felice, Eugenia? No. Sì. Ma voi avete fatto la mia infelicità. Devo parlarvi. Siete la donna più bella che abbia mai incontrato. Vi amo come solo a Parigi. Oh, tacete! Raimondo può arrivare da un momento all'altro. No, è occupatissimo con i suoi cavalli. Mai, non verrò mai. E io vi aspetterò ugualmente, mon amour. La mia bocca aveva detto mai, eppure io tutta fremevo dal desiderio di raggiungere quest'uomo che tanto amore mi aveva palesato. In questo peccaminoso turbamento erami quasi di conforto la porta chiusa a chiave da Raimondo, che poco prima mi aveva riempito d'ira e che ora tornavami a giovamento. Oh, pardon, madame. Quell'incontro, quello sguardo, parvemi che quel sacerdote leggesse nel profondo dell'animo mio. Vidi in lui come la mano pietosa che si offre al naufrago.